vediamo insieme quest'app, si chiama True Size, ci può aiutare a capire come il lavoro, il grande lavoro fatto dai cartografi in tutti questi anni, abbia influenzato la consapevolezza che abbiamo noi delle dimensioni della Terra e dei rapporti tra le superfici delle varie nazioni e stati e continenti. Ecco qua True Size aperta sul mio PC, ho già selezionato sulla carta che siamo abituati a vedere solitamente online del mondo, ho selezionato la Groenlandia, in giallo il Regno Unito e l'Italia, il Regno Unito in rosso, l'Italia in blu. Ora prendo la Groenlandia, la sposto sulla carta alla latitudine dell'Italia, in questo modo avremo le superfici paragonate. Per creare una carta i cartografi utilizzano le proiezioni, ovvero delle trasformazioni geometriche e matematiche per fare in modo che una coordinata geografica, quindi espressa in angolare, espressa in gradi, venga espressa in coordinate cartesiane, x e y. Il compromesso al quale però bisogna andare incontro è che per mantenere gli angoli, che sono importanti sia in mare sia a terra, in mare per tracciare una rotta, per fare un rilevamento, a terra per fare in modo che Google Maps ci dica gira a destra e gira a sinistra, si lascia da parte il rapporto tra le superfici. Ora vedete in giallo la superficie reale della Groenlandia rapportata con quella dell'Italia. Ora prendo il Regno Unito e lo porto anche lui sulla stessa latitudine e vediamo che il Regno Unito è più piccolo dell'Italia. Ora prendo l'India e la porto alla stessa latitudine e vediamo che rispetto al nostro immaginario diventa più grande. Ora faccio il gioco di prendere l'India e portarla alle latitudini della Groenlandia e vediamo che come è diventata enorme. Un ricordo che ho delle elementari è che sui muri dell'aula avevamo due carte, una con la proiezione di Mercatore e una con la proiezione di Peter. Infatti, negli anni, fine degli anni 60, la proiezione di Mercatore è stata un po' messa all'indice perché accusata di essere eurocentrista, ovvero di dare importanza alle dimensioni della zona Europa e Inghilterra, a scapito ad esempio dell'Africa, dimenticandosi del motivo principale per cui questa carta era stata creata, per la navigazione. Ricordo la maestra che diceva fate attenzione perché vi vogliono far vedere che l'Africa è più piccola di quella che è in realtà. Per cui per questioni politiche nel 74 è stata creata la proiezione di Peter, nel quale gli angoli non venivano mantenuti, però venivano mantenute le superfici. Poi con l'avvento negli anni 80 del sistema VGS 84, quindi delle GPS e di tutta la cartografia che utilizziamo adesso online, la proiezione di Mercatore è ritornata in auge e ancora adesso la stiamo utilizzando. Ok, se non vi siete addormentati, siete arrivati fino qua, un applauso e se avete delle domande sapete dove trovarmi. Ciao!